Faccio subito la domanda, ha parlato con il tecnico, a rischio la posizione dopo questa partita? Ma nemmeno per sogno, abbiamo parlato, abbiamo analizzato una partita bruttissima dove loro sono stati superiori tranne i primi 10 minuti, dove magari abbiamo anche rischiato di andare in vantaggio con quel palo che abbiamo preso, dopodiché hanno meritato assolutamente la vittoria, diciamo che ci hanno reso pan per focaccia, no? Ma da che cosa, cioè che analisi avete fatto con il tecnico? Perché questa brutta partita, un Pescara dominato dal Foggia tatticamente, spazi chiusi e ripartenze facili per i pugliesi. Sì, sì, ma non abbiamo vinto un contrasto, quindi quando tu giochi così è difficile, quindi probabilmente siamo stati veramente troppo molli oggi da tutti i punti di vista, poco concreti con questa palla che qualche volta bisogna dargli anche un bel calcione alla palla e mandarla dall'altra parte. Guardate i gol che abbiamo preso, ci rendiamo conto. Però, vabbè. Forse a parte Crotone. Sono stati superiori, bisogna fare complimenti. Forse a parte Crotone e il secondo tempo di Avellino, dalla partita con la Turris, quindi parliamo di 2 mesi fa, è un Pescara in chiara involuzione rispetto a inizio anno. Perché? Ma io non credo che sia in chiara involuzione, perché poi abbiamo giocato delle partite anche molto bene. Può capitare una partita storta, può capitare anche una squadra che in questo momento ti è stata superiore, quindi ci sta. Mercato, presidente, poi diamo in studio da Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. Il DS dell'Icarri ha dichiarato ai nostri microfoni che il mercato in entrata è chiuso, però... No, è ancora aperto, perché magari qualcuno lo possiamo pure togliere, quindi non è che è chiuso. In entrata, diciamo. In entrata credo che sia chiuso. Quindi il mercato in entrata anche conferma chiuso, non ci saranno riflessioni? Non credo, a meno di colpi importanti, ma non credo, perché con l'arrivo di Rafià siamo a posto. In uscita Saccani, è notizia di questa mattina, andrà via. Detto questo, chi altro potrebbe uscire? Ma andrà via, non è che qui andrà via chi dice la società che andrà via, non è che qui qualcuno si decide, si sveglia la mattina e dice vado via. Bisogna vedere adesso, in questi 2 giorni vedremo il da farsi. Do l'auricolare al presidente Sebastiani che vi ascolta per le domande da studio. A voi. Fabio Ferraresi. No, io al presidente oggi cosa gli posso dire? Di rimboccarsi le maniche. Io quello che dicevo prima con Massimo, non so se tu che sei un po' più da vicino segui la squadra, io ho visto che il gruppo qualcosina rispetto all'inizio press ha perso dal punto di vista della coesione, della voglia di recuperare la partita, cioè, qualcosina si è rotto secondo te all'interno di questi ragazzi? No Fabio, quello no, però oggi purtroppo abbiamo dimostrato poca fame rispetto a loro che arrivavano prima su tutti i palloni, noi invece no, e quindi sicuramente oggi abbiamo sbagliato proprio l'approccio alla partita, anzi sbagliato l'approccio neanche tanto, perché i primi 10 minuti sembrava un Pescara diverso, dopodiché abbiamo preso il primo gol e ci siamo sfaldati proprio completamente. Una squadra come il Pescara, se vuole ambire a qualcosa di importante, non può fare questo. Un'altra domanda per il presidente, non so se Massimo se vuoi chiedere qualcosa. Ma io voglio fare questa domanda perché secondo me l'aspetto preoccupante è proprio questo, la squadra che è sembrata addirittura scarica, svuotata, non ha vinto un contrasto, ha detto bene il presidente. Io credo che questo sia l'aspetto più preoccupante invece della partita di oggi, perché si può anche non avere un'idea, voglio dire, di gioco, però non deve mai mancare l'aspetto temperamentale. Sono d'accordo Massimo, sono d'accordo, perché oggi se è mancato qualcosa al Pescara è stato proprio quello, quindi cosa che avevamo visto nelle altre partite, anche ad Avellino dove avevamo perso, oggi non c'è stato questo, e quando non c'hai quel tipo di approccio lì puoi perdere contro chiunque. Io faccio un'ultima domanda al presidente, poi lo dobbiamo salutare, se ci può aggiornare sulle condizioni di Luca Mora. È andato in ospedale, deve fare degli accertamenti. La dottoressa mi dice che secondo lei non c'è nulla di grave, però insomma ha preso una bella botta.